voglio ringraziarvi tutte e tutti per essere qua in questa piazza oggi, qui con noi. Oggi qui tutti insieme poseremo questa targa dovuta a Carlo, un ragazzo amico mio e di tutti noi. Il 20 luglio del 2001, con il sangue di Carlo ancora abbracciato dai fiori, messaggi e oggetti lasciati lì accanto a accompagnarlo, verso quell'ultimo migrare, gli abbiamo fatto una promessa e oggi, ponendo questa targa, la manteniamo. Il valore dell'amicizia oggi si compie, quel valore che si unisce agli altri, che noi conosciamo e che sogniamo di vedere rispettati. Carlo era un ragazzo come me, come molti di noi, che erano in piazza per dire che quei signori dovevano ascoltarci per iniziare con il piede giusto i nuovi millenni. Ma hanno materializzato solo guerre e distruzioni, a partire dall'11 settembre dello stesso anno. Poi corruzioni e morte in ogni angolo della terra in nome di una pace e di un equilibrio mondiale impossibile, usando ogni strumento pur di conservare i propri privilegi e quelli dei loro complici. E oggi la rivolta non si è fermata. Abbiamo resistito prendendoci ripetute e quotidiane coltellate alla schiena, ma non si è mai fermata. Anzi, ora la consapevolezza si sta diffondendo. L'abbiamo visto con i referendum. Finalmente chi era in letargo scopre che è necessario il risveglio. E sì, questa piazza lo sta dimostrando. È la dimostrazione che siamo tutti, che siamo in tanti, in cammino, al fianco degli ultimi e verso un futuro che stiamo riaccendendo. Grazie.